Ben ritrovati ad una nuova puntata di Quaderni dal Cadore Longaronese Val di Zoldo. Cominciamo dando spazio ad una nuova rassegna culturale promossa dal Comune di Longarone. Ci troviamo presso la Biblioteca Civica di Longarone insieme a Francesca per parlare di una nuova rassegna culturale che si chiama Vivere secondo natura. Francesca, come nasce questa rassegna? La rassegna nasce da delle conversazioni con gli utenti della biblioteca e con i cittadini del comune di Longarone che hanno dimostrato un forte interesse e rispetto profondo per la natura e in particolare la montagna, e quindi è stato pensato di creare degli appuntamenti e quindi degli incontri per permettere loro di approfondire delle tematiche che gli sono care e quindi di poter affrontare il tema della natura in diverse discipline. Discipline che vanno e spaziano dall'architettura allo sport, dalla agricoltura alla nutrizione, e abbiamo anche deciso di affiancare insieme all'amministrazione comunale un concorso fotografico che accompagnasse così la rassegna culturale, e aperto ad amatori e professionisti, minorenni e maggiorenni. Perché vivere secondo natura? Il titolo lo abbiamo rubato in qualche modo a Seneca, a una citazione alla lettera a Lucilio, dove lui esprime un concetto di Epicuro, quindi se vivrai secondo natura non sarai mai povero, se vivrai secondo le opinioni umane non sarai mai ricco. Quindi la natura come ricchezza che deve essere sempre più valorizzata, custodita e protetta, e mai quanto in questo momento storico ci sembrava appropriato sottolineare questo aspetto. In che arco temporale si svolge? La rassegna culturale avrà la durata di circa un mese, dall'11 di novembre inizieremo i nostri incontri per concluderli il 5 dicembre, e prevalentemente avremo degli incontri di lunedì e giovedì, escluse le due presentazioni di libri di venerdì, sempre alle ore 18:15 presso la Sala Popoli d'Europa a Longarone. A chi è rivolta? Sono coinvolti gli adulti e i ragazzi, e quindi diciamo la grande parte della popolazione, ma anche i bambini, perché abbiamo anche sempre uno sguardo rivolto ai più piccoli, in particolare però con i bambini del plessi delle scuole primarie del territorio comunale faremo dei laboratori e delle letture durante l'orario scolastico qui in biblioteca. Come si fa a partecipare a questo concorso fotografico? Al concorso fotografico si può partecipare consegnando una fotografia all'interno di una cornice a giorno di dimensioni 30x40. Il soggetto è il paesaggio montano, quindi sia gli uomini che interagiscono con la montagna piuttosto che la flora e la fauna, ed è libero, quindi non ci sono vincoli di colori, di dispositivi, ed è, come dicevamo, accessibile sia ad esperti che a appassionati, minorenni e maggiorenni. C'è un premio? La premiazione sarà del materiale librario, e in più, quello che è anche un po' più appetibile, è la possibilità di essere selezionati per comporre e costituire il calendario 2020 del Comune di Longarone. Bisogna iscriversi per partecipare a questi incontri? No, gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza senza necessità di prenotazione e sono gratuiti, e quindi basta solo presentarsi qualche minuto prima rispetto all'orario indicato in locandina, quindi un po' prima delle 18:15 in Sala Popoli d'Europa. Spazio al mondo del lavoro. Longarone Fiere ha ospitato venerdì 15 novembre gli stati generali dell'occhialeria,
convocati dalla Regione Veneto e fortemente voluti in primis dalla parte sindacale. Folta la platea presente fra rappresentanti del mondo istituzionale, sindacati, imprenditori, nonché gli stessi addetti del settore. Un'occasione per fare il punto su quale sia lo stato di salute di un comparto fortemente trainante non solo per l'occhialeria bellunese, ma anche quella italiana. Svariati gli interventi che si sono susseguiti nel corso della giornata, le cui conclusioni sono state affidate all'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan. Beh, innanzitutto l'opportunità è che questo è il distretto più importante al mondo in termini di qualità, che qui ci sono oltre 12.000 dipendenti in questo distretto dell'occhialeria, che parla dell'Italia attraverso il bellunese, attraverso le aziende migliori, le più grandi, e una grande capacità di questi lavoratori. Oggi è stata una giornata straordinaria avere insieme le maggiori aziende, tutto il distretto. Le criticità sono che il mercato è in continuo movimento, che si deve ben comunicare, meglio comunicare il Made in Italy, che è il nostro valore, che si devono aumentare le competenze, perché il resto del mondo corre, la Cina è molto pericolosa e noi vogliamo vincere la sfida, perché qui abbiamo il DNA di un'identità straordinaria e anche molta intelligenza. Cosa si sta facendo dal punto di vista delle competenze? Abbiamo già fatto molto con questo protocollo con ANFAO, che è l'organizzazione che accorpa tutte le imprese dell'occhialeria. È un protocollo pubblico-privato, 750.000 euro regione, 750.000 euro i soldi delle imprese. In questo che cosa finanziamo? Il Politecnico Internazionale dell'Occhiale, finanziamo la formazione continua, cioè quella dentro l'impresa, finanziamo la ricerca. Ho detto oggi che le nostre università, dal design industriale di UA, a economia aziendale di Ca' Foscari, che parla di internazionalizzazione delle imprese, ai materiali di Padova, ma tutte le università venete sono pronte, con ricerca finanziata dalla regione, a entrare nelle singole aziende per lo specifico bisogno. È così che faremo una ricerca che parlerà sempre di più italiano. Gli stati generali, ha ricordato Donazzan, sono stati pensati e progettati dalla Regione del Veneto, ma voluti fortemente dai sindacati per primi. Come sempre in Veneto il sindacato è molto responsabile e molto proattivo. Sono stati loro a dire: perché non ci mettiamo tutti seduti allo stesso tavolo, e hanno affidato alla Regione questo ruolo di regia. Possiamo fare una panoramica di quello che è lo stato di salute dell'occhialeria bellunese, partendo proprio dai numeri? Possiamo farlo senz'altro. L'occhialeria bellunese rappresenta l'80% dell'occhialeria italiana, che era 10 anni fa prima nel mondo. Adesso la Cina ci ha superato, ma manteniamo il primato nel segmento di mercato moda, fashion, occhiali da sole, e ce la battiamo bene sul mercato degli occhiali sanitari, quindi da vista. Le aziende nel contesto della provincia di Belluno sono un po' più di 600, gli addetti un po' tra gli 10 e gli 11.000. Dal punto di vista dei numeri, la cosa più interessante è che i processi di trasformazione che sono stati effettuati, che sono in corso in termini di investimenti in tecnologie 4.0, di velocizzazione della trasformazione del prototipo in prodotto sul mercato, ha condotto a un tale sbalzo di produttività positiva che nel secondo trimestre del 2019 le esportazioni di occhiali da questa provincia nel mondo sono aumentate dell'11%. È un dato in straordinaria controtendenza rispetto a quasi tutti gli altri settori dell'economia italiana. Presidente, ovviamente Confindustria protagonista oggi, qual è il tema su cui si è focalizzata l'attenzione? Beh, noi assolutamente sulle infrastrutture, perché le aziende hanno bisogno di avere una viabilità che sia moderna, proprio per poter permettere di avere e di mantenere su questo territorio le nostre aziende leader. Presente all'incontro anche il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che a sua volta ha toccato proprio il tema delle infrastrutture. Ma penso che tutti dovremmo cercare di fare la nostra parte, soprattutto per difendere, potenziare e sostenere questo settore, che è un po' un vanto non solo della provincia di Belluno, ma di tutto il Veneto e di tutto il nostro paese. Quindi penso che anche dal punto di vista delle infrastrutture si possano fare grossi passi in avanti. Da questo punto di vista
soprattutto anche in vista di questo grandissimo evento che sono le Olimpiadi del 2026, quindi variante di Longarone, banda ultralarga, penso che i temi siano veramente tanti da porre all'attenzione, soprattutto a livello istituzionale. Ho trovato spesso, sicuramente nella regione piena condivisione, ma anche a livello di governo. Ora attendiamo nei prossimi giorni l'arrivo qui a Belluno del presidente di ANAS Gemme, con il quale penso andremo a concretizzare questa serie di ragionamenti che possono permettere veramente al nostro territorio di avere qualcosa in più. Poi un ragionamento importante va fatto anche non solo nella parte, diciamo così, alta della provincia di Belluno, ma anche nella parte a Gordina, Feltrina, della sinistra e destra Piave. Questa provincia ha bisogno di infrastrutture se vuole stare al passo con i tempi e sostenere le proprie imprese. Perché la parte sindacale ha fortemente voluto questo incontro? Perché il settore dell'occhialeria sta attraversando una trasformazione molto importante e noi siamo interessati a salvaguardare l'occupazione, ma soprattutto a fare in modo che cresca la qualità, non solo la quantità dell'occupazione. E quindi è necessario fare un patto forte con la regione e le parti datoriali per riuscire a far crescere proprio la capacità delle persone di restare al lavoro con competenze accresciute. Ora facciamo ritorno nuovamente alla cultura, in particolar modo al mondo dell'arte teatrale, con la Compagnia del Don, composta dai volontari della parrocchia di Longarone. Questo alle mie spalle è il palco sul quale da più o meno 4 anni io, insieme alla Compagnia del Don, in cui faccio parte, mettiamo in scena i nostri spettacoli per la prima volta. Com'è nata questa idea? Appunto 4 anni fa, parlando, lamentandoci forse con Don Mirko Pozzobon, cappellano di allora della parrocchia di Longarone, del fatto che a catechismo i ragazzi erano un po' indisposti nel partecipare o un po' difficili da tenere, abbiamo pensato, con la sua esperienza, idea, di mettere in scena qualcosa che potesse essere trasversale a tutti i ragazzi, cioè non solo classe per classe, ma anche trasversale nelle parrocchie e nelle età di chi poi lo metteva in scena, cioè degli attori. Ah, ho sentito tutti, impunito, fanatico. E allora voi siete impuniti, fanatici, strulli e rincitrulliti. Calma. Ma e questo sarebbe il sindaco? Sì, perché? Allora io ho creduto a te e non al santo. Ho acceso perfino un candelone in tuo onore. E vedi, non farlo più. Ma forse matta. In quanti avete cominciato? In particolar modo c'era il gruppo di catechiste, di catechisti delle parrocchie di Longarone, Fortogna, Igno, Ospitale di Calore. Saremmo state una 20, penso, così a occhio. E adesso quanti siete? Siamo sopra i 40. Dell'età più svariate? Dell'età più svariate, dai 5 anni ai 70, più o meno. Quando è che vi trovate per le prove? Ci troviamo una sera a settimana, quando siamo tranquilli. Invece, in vista allo spettacolo, con molta più frequenza. Qual è il primo spettacolo che avete messo in scena? La prima volta è stato presentato la storia degli alberi, di 3 alberi, di Paolo Coelho, che raccontava appunto la storia di 3 legni, dell'abete, del palissandro e della quercia, che poi nella storia di Gesù venivano utilizzati per la culla, la croce e la barca del lago di Tiberiade. Signore, ma hai deciso di annegare tutti un'altra volta? Precisamente, tu costruirai un'arca. Io? Sì, e con essa salverai il tuo paese. Il mio paese? E tutti gli altri innocenti che annegheranno nel resto del mondo? Innocenti? Quali innocenti? Sai che fine farebbe il mondo se lasciassi fare a questi innocenti? Sì, forse hai ragione. Forse? No, ma che forse, hai ragione e basta.
Gli spettacoli, come li scegliete? Vi mettete attorno a un tavolo e ognuno dice la sua, oppure c'è qualcuno che fa una proposta particolare? Ma i primi due spettacoli ce li ha proposti Don Mirko, che era l'allora regista. E invece questo ce l'ha proposto la nostra Anna Olivier, che è l'attuale regista. È un gruppo in crescita? Beh, direi di sì, visto che siamo partiti con 20 persone più o meno, adesso siamo in 40 e disposti ad accogliere chiunque. Anna Olivier è la regista, com'è stata coinvolta in questo gruppo? Allora, sono stata contattata da certo Fausto Giacomazzi, il quale fa parte della compagnia da quando è nata, e ha chiesto il mio numero di telefono sapendo che tipo di studi avevo fatto e sapendo che ero rientrata nel territorio, mi ha telefonato per chiedermi appunto se volevo entrare a far parte di questa compagnia e fare la regia dello spettacolo che sarebbe andato in scena, e solo che io, vedendo un numero che non conoscevo, non ho risposto. E vedendo che questo numero insisteva nel chiamarmi, ho pensato di metterlo in lista nera e quindi ho bloccato le chiamate. Finché sono stata contattata da un'altra persona che mi ha detto: no, guarda che è questo Fausto che cerca di chiamarti, e da lì poi chiaramente è nato tutto. Sinteticamente, qual è la sua carriera professionale? Mi sono laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, dopodiché ho deciso di seguire la mia grande passione che era il teatro e quindi mi sono trasferita a Roma per fare un'accademia di spettacolo e poi mi sono trasferita all'estero, a Londra, dove ho approfondito i miei studi inerenti alla recitazione e la danza, e contestualmente ho sempre partecipato a spettacoli, fatto dell'aiuto, regie, eccetera, e poi per cause di forza maggiore sono rientrata qui nel bellunese, nella mia terra madre, e sono molto felice di questo, insomma sto cercando di portare avanti la mia passione, insomma in primis, che è quella del teatro. Lei allestisce assieme agli attori questa famosa commedia. Sì, è un testo che ho proposto io, ho voluto fare un po', anche ho spinto un po', diciamo, perché il gruppo, come ha raccontato Desi, è nato da una realtà parrocchiale, quindi è stato creato da Don Mirko, perciò sono partiti, diciamo, in sordina e facendo una cosa molto semplice. Proporre uno spettacolo che coinvolga il canto, la recitazione e la danza era un po' ambizioso per la realtà in cui lo proponevo, però credo che questo spettacolo, che chiaramente è una rivisitazione di Aggiungi un posto a tavola, credo che abbia dei messaggi molto importanti. È uno spettacolo che parla di amore nelle sue diverse declinazioni, è uno spettacolo che parla di accoglienza, questo è il tema, penso, principe dello spettacolo, e oggigiorno mi pare che l'accoglienza sia un qualcosa su cui dovremmo un po' insistere. Se ne parla molto, si parla molto di non accoglienza, purtroppo, e non parlo solo di grosse tematiche, per così dire, ma credo che ci sia un bisogno di ritornare all'accoglienza anche banalmente fra le persone che si incontrano tutti i giorni, no? Tante volte non accogliamo nella nostra vita, nel nostro essere, nemmeno il vicino di casa che è sullo stesso pianerottolo. E quindi il messaggio che vogliamo dare è appunto questo, un ritornare un po' a quelli che sono i rapporti veri, sinceri, molto semplici, e un'apertura verso l'altro, anche quello che ci sembra diverso o fuori dai canoni che noi riteniamo adatti